Torniamo al discorso ieri sera del Presidente della Repubblica Mattarella, seguito in TV da oltre 10 milioni di persone. Il Capo dello Stato ha fatto un richiamo forte al senso di comunità del Paese contro astio ed intolleranze. Ha ricordato anche la sua visita a Verona, al Centro per la Cura dell'Autismo. Angelo Pangrazia. Ho conosciuto in questi anni tante persone impegnate in attività di grande valore sociale e molti luoghi straordinari dove il rapporto con gli altri non è avvertito come un limite, ma come quel che dà senso alla vita. Ne cito uno fra i tanti, ricordando e salutando i ragazzi e gli adulti del Centro di Cura per l'Autismo di Verona, che ho di recente visitato. Un grazie che il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio augurale, ha voluto condividere con tutti gli italiani. Sergio Mattarella era arrivato al Centro di Cura per l'Autismo lo scorso 30 novembre e all'Ospedale della Donna e del Bambino il protocollo era stato azzerato dall'abbraccio affettuoso del più piccolo. Già sostenitore della legge 134 sull'autismo, a Verona il Presidente della Repubblica sottolineò il valore sociale del lavoro svolto a Borgo Trento. Mattarella in quell'occasione ha ricordato che dedicarsi all'autismo, dedicarsi a questa, diciamo, tematica è una prova di civiltà, è una prova di coraggio. L'obiettivo è quello di mettere insieme le forze che si dedicano all'autismo e di creare proprio delle reti di servizi rivolte al bambino e alle persone con autismo. Ovviamente la visita di Mattarella ha dato uno stimolo notevole e la speranza è quello che proprio ci sia un seguito a questo suo messaggio e a questa sua volontà.